Io do il benvenuto alla dottoressa Marta Gentili, biologa, per parlare oggi di stili di vita e dolore. Buongiorno, buongiorno Marta, bentornata a Colazione in Farmacia, come va la voce? Buongiorno Fabio, insomma un po' meglio rispetto a ieri, però ancora non è al massimo. Ecco, io ho già Mi scuso avvisato con tutti. Ho già avvisato i nostri ascoltatori, sei un pochino afona, ma vabbè, si può anche comprendere viste le temperature di questi giorni. Dunque, Esatto. ecco, stili di vita e dolore, questo è l'argomento del giorno, giusto? Giusto, giusto. Fino nelle puntate precedenti abbiamo sempre approfondito dei temi legati al dolore in specifiche patologie. Sì. Quindi abbiamo parlato di dolore osteoporotico, dolore di fibromialgia, via dicendo. E invece oggi tratteremo un tema che è come gli stili di vita possono influenzare in modi diversi la nostra sensibilità al dolore e anche la sua insorgenza. Sì. Ecco, e vuol dire che a seconda dello stile di vita che adottiamo, quindi possiamo, come dire, possiamo in qualche modo prevenire proprio l'insorgenza del dolore cronico? Beh, allora, pare che sia proprio così. Sì. Uno studio molto recente condotto da un gruppo di ricercatori del King College di Londra ha evidenziato come proprio la sensibilità al dolore venga alterata dallo stile di vita di una persona e anche dall'ambiente in cui vive. Nelle prime puntate che abbiamo fatto di questa nostra trasmissione abbiamo parlato come ognuno di noi abbia una sua soglia del dolore. Sì. E fino a un po' di tempo fa si pensava che questa soglia del dolore fosse determinata da una serie di fattori che venivano, diciamo così, sviluppati nella fase embrionale e che poi successivamente erano poco modificabili. Invece, grazie proprio a questa ricerca e alle conoscenze che si sono acquisite in questi anni, si è scoperto che in realtà i geni coinvolti nella sensibilizzazione, diciamo così, al dolore possono essere attivati o disattivati come conseguenza di diversi stili di vita e collegati ai fattori ambientali. Beh, mi paiono comunque teorie molto affascinanti e che possono comunque insegnare molto anche alle persone, probabilmente, no? Certamente, poi come biologa queste cose sicuramente mi affascinano. Il tuo pane quotidiano, tantissimo. Guarda. Esatto. Allora, quello che è stato dimostrato, che è estremamente interessante, è che appunto ci sono dei fenomeni che sono riconducibili a quella che si chiama epigenetica, che è quella branca della genetica che studia le modificazioni che sono ereditabili, dovute però all'interazione dell'individuo con l'ambiente che lo circonda. E queste interazioni sono in grado di variare l'espressione genica senza però alterare la sequenza del DNA. Cioè sono degli elementi che influenzano quello che si chiama il fenotipo senza alterare il genotipo. Sì. Quindi per essere un po' più chiari per le persone meno dentro, diciamo, a sì, questi concetti, allora ognuno di noi è caratterizzato dall'avere un genotipo e un fenotipo. Il genotipo non è altro che il nostro corredo genetico, quindi il nostro DNA, sì, mentre il fenotipo è l'espressione visibile del nostro genotipo, cioè il fatto di avere capelli scuri, gli occhi chiari, alti, bassi, sono tutte caratteristiche che sono dettate appunto dal nostro genotipo, cioè dal nostro DNA. Ecco. Fino a non moltissimi anni fa si pensava che queste informazioni, cioè che il DNA fosse l'unica informazione che sì, venisse tramandata dai genitori ai figli. Invece degli studi più recenti hanno dimostrato che anche queste istruzioni epigenetiche che all'interno della cellula sono in grado di regolare l'espressione dei geni senza però, come si diceva, alterare la sequenza del DNA, possono essere trasmesse alla prole. E questo, diciamo, è un risultato veramente eccezionale anche nell'ottica della sopravvivenza delle nuove generazioni. Ecco, ma in realtà questo cosa significa, Marta? Allora, questo significa che gli stili di vita influiscono sulle informazioni epigenetiche che vengono trasmesse alla discendenza, sì, e quindi non vengono azzerate come si pensava nel momento della formazione dell'embrione, ma vengono trasmesse alla prole. Quindi, ad esempio, è stata dimostrata una importante e forte correlazione
tra un aumento di assunzione di cibo in un soggetto e il rischio aumentato di diabete e di malattie cardiovascolari nei suoi discendenti. E quindi il nostro stile di vita di fatto non influenza soltanto la nostra salute, ma anche quella dei nostri figli. E quello che dicono gli studi recenti è esattamente questo, quindi il comportamento, lo stile di vita del genitore influirà su quello che può essere una predisposizione dei propri figli. Ecco, se noi poi torniamo al nostro tema del dolore cronico, delle evidenze così nette su una predisposizione trasmessa dai genitori a sviluppare dolore cronico ancora non sono così chiare. Sì. Ma quello che invece è assolutamente dimostrato è come lo stile di vita possa influenzare il dolore cronico. In particolare, per esempio, lo studio che vi accennavo prima, fatto a Londra, sì, ha dimostrato su un gruppo di coppie di gemelli che la sensibilità al dolore è regolata da un gene che si chiama nello specifico TRPA1. Sì. E questo gene può essere acceso o spento a seconda delle informazioni epigenetiche che sono state trasmesse. Quindi questo capite come è importante per anche lo sviluppo di nuovi approcci efficaci in ambito di terapia del dolore. Chiaramente sì. E in ambito dolore, quali sono i comportamenti che possono influenzare quanto è appena detto? Ma allora, su questo ci sono ancora studi in corso, sì, però diciamo che abbiamo un esempio molto importante e significativo che ci viene da una patologia che colpisce oltre 2,5 milioni di pazienti su scala mondiale e alla quale la tematica dolore è molto legata. Infatti più del 50% delle persone con queste patologie hanno un problema di dolore cronico. Sì. E parliamo della sclerosi multipla. A questo proposito c'è uno studio che è stato condotto su oltre 2,300 pazienti che ha dimostrato una correlazione diretta tra il dolore insorto in questi pazienti e uno stile di vita collegato ad abitudini quali il fumo di sigaretta e la sedentarietà. Ecco, e puoi spiegarci meglio quanto hai appena detto? Sì, allora praticamente questo studio ha dimostrato che in questi pazienti affetti da sclerosi multipla, sì, l'abitudine al fumo ha raddoppiato la probabilità di questi pazienti ad avere dolore. Così come per quello che riguarda la sedentarietà è stata dimostrata una correlazione diretta nei pazienti con sclerosi multipla che facevano comunque un'attività fisica, si riduceva la probabilità e la presenza di dolore. Questo diciamo è importante perché è stato dimostrato che l'attività fisica riesce ad innalzare la soglia del dolore e la sua tolleranza. Un altro aspetto importante che è emerso sempre in questo studio, anche se poi ne parleremo in una puntata dedicata, sì, è legata all'alimentazione, perché è risultato che pazienti in sovrappeso o obesi hanno una maggiore probabilità, addirittura raddoppiata anche in questo caso, di avere dolore. Quindi l'alimentazione anche qui gioca un ruolo fondamentale per il controllo del dolore. Ecco, ma quindi questo praticamente l'alimentazione può essere davvero estremamente importante per tutti gli aspetti della nostra vita, addirittura anche per quanto riguarda il dolore. Queste mi paiono importanti evidenze, insomma, cioè degli importanti traguardi, insomma, raggiunti. Sicuramente gli studi in questi ultimi anni sono andati avanti molto e ci sono molte informazioni in più che possono aiutare, sì, a migliorare quello che può essere il controllo o la predisposizione al dolore. E diciamo che questi studi poi vanno a riallacciarsi ad altri studi meno recenti, ma che sono ovviamente ancora molto importanti, che per esempio avevano messo in relazione i disturbi del sonno e il dolore cronico. Per esempio nella scorsa puntata abbiamo parlato di fibromialgia. Sì. Ecco, a questo proposito c'è uno studio di un clinico americano
che ha evidenziato inizialmente nei pazienti con fibromialgia, ma poi ha anche dimostrato gli stessi risultati anche nei pazienti con l'artrite reumatoide, che c'è un rapporto diretto tra il dolore e l'aumento delle onde alfa. Le onde alfa sono quelle che caratterizzano la fase di vigilanza tipica dello stato di veglia. E queste onde alfa durante la fase invece REM sono quelle che fanno sì che il riposo sia poco ristoratore. Sì. Quindi la domanda che da anni era legata alla problematica fibromialgia, e cioè era se fosse la fibromialgia a determinare le turbe del sonno o se fosse invece il sonno a favorire la comparsa della fibromialgia, ha trovato una risposta in questi studi recenti che hanno dimostrato come questa seconda ipotesi, cioè l'alterazione del sonno, sia quella che favorisce la comparsa della fibromialgia. Ecco, e vale solo per il dolore cronico questo? No, non vale solo per il dolore cronico, perché studi, in particolare condotti da questo ricercatore Raymond e dal suo ovviamente gruppo di studio, ha dimostrato questa correlazione anche nel dolore acuto. Sì. E in particolare c'è uno studio fatto su un gruppo di pazienti di ustionati gravi, dove è stato dimostrato come la qualità del sonno notturno sia un forte predittore di quella che è l'intensità del dolore percepito il giorno seguente. Sì. Mentre il contrario, cioè il dolore durante il giorno, non sembra avere un'influenza sulla qualità del sonno che si prova durante la notte. Quindi questi studi sembrano suggerire che appunto i disturbi del sonno causati dal dolore acuto o dal dolore cronico peggiorino la sensazione dolorosa, creando poi sicuramente un circolo vizioso. Ecco, la cosa interessante che è stata scoperta recentemente è che anche nei soggetti sani la carenza cronica di sonno può interferire con i meccanismi centrali del dolore, quindi creando un abbassamento della soglia del dolore e ostacolando la capacità di assuefazione. Quindi è stato, diciamo così, studiato e dimostrato che pazienti che dormono poco potrebbero essere a maggior rischio di sviluppare una condizione proprio di dolore cronico. Ecco, tra l'altro abbiamo proprio parlato anche di questo argomento, quanto sia importante dormire bene ovviamente per il nostro benessere, per la nostra salute e anche addirittura per quanto riguarda il dolore cronico il sonno ha una importanza fondamentale. E Marta, come dicevi, è un po' un gatto che si morde la coda di fatto questo elemento, se parliamo proprio di pazienti. E quale stile di vita si può adottare per esempio relativamente proprio al sonno? Per ridurre i rischi di sviluppare dolore cronico? Ma allora, ci sono alcuni comportamenti, stili di vita molto semplici che si possono adottare. Sì. Faccio degli esempi, per esempio andare a letto solo quando si è stanchi, se non ci si addormenta nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti, alzarsi perché evidentemente non è ancora arrivato il momento di andare a dormire. Cercare di usare il proprio letto per fare attività solo legate al sonno, cioè non fare altro tipo guardare la televisione. Oppure se ci si sveglia non guardare continuamente l'orologio, perché questo induce una sensazione di ansia e di stress. Altre cose, per esempio, è importante evitare di fare delle attività stimolanti che inducano un rilascio di adrenalina, come per esempio guardare dei film d'azione oppure lavorare programmando riunioni o studiando progetti nelle ore proprio prima di andare a dormire. Sì. Poi altre cose che possono aiutare, per esempio a cercare di andare a letto, di svegliarsi in orari sempre uguali, cioè ai medesimi orari, e evitando, salvo che non ci siano delle indicazioni specifiche, i famosi riposini durante la giornata.
dormire in stanze che hanno una temperatura confortevole, quindi non deve essere né troppo calda né troppo fredda, e dove si sono evitati magari delle fonti sonore fastidiose o dei rumori che potrebbero causare dei risvegli. E poi, tornando al discorso dell'alimentazione, evitare per esempio dei pasti abbondanti la sera, oppure assumere bevande alcoliche, non fumare o non bere troppa caffeina prima di coricarsi. Quindi semplici abitudini che però potrebbero aiutare. Ecco, semplici abitudini che in realtà sono anche molto semplici, insomma, da seguire, mi pare, o no? Sì, assolutamente, sono dei piccoli accorgimenti, delle stili di vita, delle abitudini che tutti possiamo utilizzare, che possono sicuramente essere molto, molto, molto utili. Ecco. Ecco, poi per concludere, diciamo, questa Sì. nostra puntata, vi volevo, volevo condividere con voi uno studio molto recente che è stato pubblicato sulla rivista Pain, che è una delle riviste più importanti nell'ambito dolore, Sì. e che parla di un tema che l'alimentazione proprio l'affronteremo, ma intanto vi anticipo questa pillola, diciamo così. Sì. Questo studio è uno studio che ha valutato oltre 1.600 uomini australiani e inoltre 1.000 pazienti affetti da mal di schiena. Per 2 anni sono stati monitorati una serie di parametri legati allo stile di vita e il dolore. Sì. Quello che questo studio ha evidenziato è che il dolore era peggiorato in maniera statisticamente significativa in quei soggetti che in questi 2 anni avevano aumentato il consumo delle bevande alcoliche e che avevano fatto registrare un incremento di un parametro che è il BMI, cioè l'indice della massa corporea, diventando soggetti in sovrappeso oppure obesi. Quindi a dimostrazione di come lo stile di vita e l'alimentazione in particolare influiscono in maniera importante anche sullo sviluppo del dolore cronico. Ecco, alla fine sono temi di cui parliamo spesso, associati ai nostri argomenti di medicina e di benessere, quelli ovviamente della prevenzione per tante tante patologie, per tanti tanti problemi, quindi evitare fumo, evitare l'alcol, evitare l'abuso dell'alcol, chiaramente l'alimentazione eccessiva, la sedentarietà, sono tanti consigli che oggi abbiamo scoperto essere utili anche per quanto riguarda il dolore, prevenire il dolore cronico e, insomma, sono buone abitudini quelle degli stili di vita sani da mantenere che possono aiutarci a vincere il dolore, quindi di fatto, no? Possono essere nostri Sicuramente, alleati. Ecco, certo, Marta, sei riuscita tranquillamente a insomma. Ma sì, dai, sei riuscita a resistere questi 15 minuti, circa questi 20 minuti, di telefonata di oggi. Sei stata veramente stoica e bravissima, quindi ancora complimenti più del solito, per la puntata di oggi, insomma. Allora, grazie a voi e scusa ancora per Ma ci questa voce, però mancherebbe. insomma era il massimo che sono riuscita a recuperare. È E ci normale, sentiamo capita. la prossima settimana, Ci allora, sentiamo in la prossima forma. settimana, riguardati e bevi tante bevande calde con un po' di miele, mi raccomando. Sicuramente. Ciao Marta. Grazie ancora a tutti, buona settimana, ciao Fabio.